Eccoci, buonasera, ci siamo, Sera. siamo Lorenzo ed io, aspettiamo che giungano gli altri per inaugurare questa nuova puntata, questo anche nuovo schema diciamo, di discussione. Da oggi cominciamo a gestire le nostre attività facendo una giornata su un autore e una giornata su un problema politico. Il primo autore che abbiamo scelto, su cui concentrare la nostra attenzione, ripeto, l'ho anche scritto in questi giorni, noi non facciamo delle lezioni di storia e di filosofia sui contenuti di un determinato autore, noi facciamo delle discussioni critiche tra di noi, introducendo naturalmente anche elementi di ordine concettuale, di ordine scientifico, di ordine intellettuale, che ci permettano di acquisire conoscenza dell'autore, ma anche di discuterne criticamente la produzione. Il primo autore che abbiamo scelto è stato Gramsci. Perché abbiamo scelto Gramsci? Intanto perché con un'associazione culturale a noi vicina che si chiama Oltre il Declino, noi abbiamo fatto qualche settimana fa, una settimana fa, un incontro pubblico su di presentazione di un libro, di questo libro, non so se si vede, aspetta, ho messo male, eccolo qua, che è Il popolo nel pensiero del giovane Gramsci, scritto da è la tesi di laurea, scritto da un giovane intellettuale, Alberto Cardosi, purtroppo scomparso per una grave malattia qualche anno fa, a soli 42 anni, che era in realtà un grande studioso di Gramsci. Lui l'associazione che fa riferimento a lui ci ha consegnato questo testo, noi lo abbiamo letto e abbiamo pensato che fosse stato opportuno fare un convegno in cui si discuteva sia della produzione di Alberto Cardosi, ma sia anche del concetto di popolo nella prima produzione di Gramsci. La prima produzione di Gramsci è l'attività che Gramsci ha svolto quando, partendo dalla Sardegna, appunto, è arrivato a Torino e ha lavorato su alcune riviste, alcuni giornali, insomma, ha fatto una produzione culturale e intellettuale molto attenta, molto forte, e Alberto Cardosi si è concentrato in questo periodo storico sul concetto di popolo in Gramsci. Ora, io ho avuto l'impressione durante il convegno, ma anche successivamente, riflettendo sui fatti, sui concetti che erano stati espressi nel convegno, che in realtà noi non potessimo conoscere bene, non possiamo conoscere il pensiero nemmeno giovanile di Gramsci se non affrontiamo la lettura di questo volume, che per me non si vede, forse lo cito, perché per me è molto importante, sono i saggi su Gramsci di Norberto Bobbio. Una apertura, il libro di Cardosi si giustifica bene, si capisce bene, soltanto capendo fino in fondo quali erano le considerazioni che Norberto Bobbio faceva sui saggi, su Gramsci, in alcuni saggi che lui ha pubblicato su alcune riviste e che poi ha concentrato in un solo testo per le edizioni Feltrinelli, che la pur cui pubblicazione è, credo, di molti anni fa, forse del 1900, non so, aspetta, lo sto guardando, del 1998, questa che ho io del 98, ma gli articoli su Gramsci sono usciti dal 1987 in poi. Perché dal 1987? Perché attorno al 1987, grazie anche ai saggi di Norberto Bobbio, è stata fatta una discussione, quasi una ridefinizione, una riconcettualizzazione, ecco, diciamo così, del pensiero di Gramsci. E ripeto, non si può capire bene, non si capisce bene il libro di Cardosi se non si analizza il libro di Norberto Bobbio. Perché uno dei punti fondamentali del libro di Roberto Bobbio è questo che sto per dire. Dice Bobbio: noi Gramsci non l'abbiamo in realtà conosciuto, il Gramsci giovane.
Noi abbiamo conosciuto soltanto il Gramsci maturo, perché l'abbiamo conosciuto attraverso le lettere dal carcere. E dice, poi tra l'altro l'abbiamo conosciuto negli anni 50, nel 1950, con una pubblicistica in qualche modo selezionata prima dal regime fascista, che naturalmente non faceva uscire niente, perché Gramsci stava in carcere e quindi non poteva uscire niente. E poi successivamente anche in parte dalla nomenclatura del Partito Comunista, che ha fatto uscire soltanto quelle opere di Gramsci in cui Gramsci, diciamo, riaffermava, rafforzava, in qualche modo ridefiniva la filosofia politica marxista. Quindi Norberto Bobbio parte da questa considerazione e ci dice: non conoscevamo il giovane Gramsci, tutte le considerazioni che sono fatte su Gramsci sono fatte, diciamo, usiamo questo termine improprio, sul vecchio Gramsci, sul Gramsci maturo, il Gramsci che ci arriva a noi dalle lettere dal carcere. E questo già ci fa pensare, perché evidentemente c'è una differenza molto forte fra il giovane Gramsci, molto forte no, ma comunque significativa, fra il giovane e il vecchio Gramsci. Il giovane Gramsci entrava nella politica grazie ai moti sardi, ai partiti che cercavano di definire un'identità sarda, un'identità politica sarda. Entrava in politica riflettendo, sempre da marxista in qualche modo, ma comunque riflettendo sulla importanza di due filosofi che lui considerava essenziali nella elaborazione intellettuale italiana, che erano, strano a dirsi, Gentile e Benedetto Croce, che Gramsci considerava come si può dire, un riferimento europeo di grandissimo profilo. Questa prima parte di Gramsci, per questo modo, diciamo, ci permette di analizzare un pensiero che poi evolverà meglio nelle fasi successive, ma ci permette di definire anche il secondo punto fondamentale su cui noi possiamo discutere e da cui deriva, secondo Norberto Bobbio, tutto il resto del pensiero di Gramsci. Quello che in età matura Gramsci chiamava società civile e che da giovane Gramsci chiamava il popolo. Ecco perché dico che il libro di Cardosi si capisce bene soltanto considerando, diciamo, facendo un'analisi in comparazione con il libro di Bobbio, perché Cardosi tratta proprio il concetto di popolo nel giovane Gramsci, che diventerà società civile nel Gramsci maturo. Questo passaggio è un passaggio estremamente importante per Norberto Bobbio, perché è il primo dei tre passaggi che darà al pensiero di Gramsci una dimensione, secondo Bobbio, superiore alla tradizione marxista rigida, perché questa è la linea di Bobbio: per Gramsci la società civile è una sovrastruttura, mentre Marx la considerava parte integrante della struttura economica. E questa differenza fa tutta la differenza, perché poi porta al pensiero, al concetto di identità, porta al concetto di cultura, porta al fondamentale concetto di egemonia politica che Gramsci introdurrà nella filosofia politica del mondo, perché in realtà il primo a trattare bene e in modo approfondito il concetto di egemonia politica è stato appunto Antonio Gramsci. Naturalmente questa accezione è diversa dalla accezione della tradizione marxista, non in contraddizione, diciamo così, una forma di evoluzione di quel pensiero, perché per Marx l'egemonia politica non esisteva, le idee dominanti erano le idee della classe dominante, la funzione della cultura era una funzione strumentale finalizzata a mantenere il potere, l'unico punto, l'unica azione determinante, la reazione che si poteva fare sulle strutture economiche. Quindi la rivoluzione andava fatta espropriando i capitalisti del loro potere economico, della loro forza di produzione. Gramsci invece considera la cultura, l'egemonia,
come la società civile, come un elemento sovrastrutturale, in qualche modo autonomo dalla dimensione economica e quindi in condizione di definire un'identità. L'identità, ecco un concetto importante nella filosofia di Gramsci, una identità nella filosofia politica. Ecco, ho fatto questo piccolo excursus soltanto per far capire come fosse importante legare il testo sul giovane Gramsci, così prezioso, perché, ripeto, analisi sul pensiero del giovane Gramsci ce l'abbiamo pochi, di Alberto Cardosi, e il libro di Norberto Bobbio, perché l'uno aiuta a comprendere l'altro e tutti e due ci fanno capire come è lineare il pensiero politico di Gramsci e qual è il suo valore aggiuntivo rispetto a una tradizione già nota e, se volete, anche abusata, che è quella marxista. Noi siamo partiti da qui perché abbiamo fatto questa esperienza. La prossima volta, che non sarà il prossimo appuntamento, perché il prossimo appuntamento Lorenzo, che ci ascolta, ci farà una bellissima lezione sul conflitto mediterraneo che lui ha studiato. Ma la lezione successiva, noi ripartiremo dalle origini, vedremo come il concetto di egemonia, così perché discutiamo oggi su Gramsci, sia stato in qualche modo studiato, o proposto come nella dizione di imperialismo di Tucidide, anche perché in questa settimana, sabato stesso, facciamo una conferenza a Terracina sulla democrazia degli antichi greci, nella città degli antichi greci, la democrazia oggi. E quindi questa cosa di legare in qualche modo le nostre trasmissioni a degli eventi culturali che si fanno sul territorio è una cosa che ci fa immensamente piacere. Quindi tratteremo oggi del concetto di Gramsci, poi della politica dell'antica Grecia, nella politica estera in modo specifico, la politica estera di Pericle, che è quella che Tucidide ci ha descritto, facendo un parallelo fra il concetto di egemonia nella politica internazionale oggi e il concetto di imperialismo, così come veniva proposto da alcuni studiosi tipo Canfora della politica estera di Atene in un certo periodo storico. Ecco, mi fermo qua, ho fatto questa piccola premessa. Lorenzo, se vuoi la parola, te la cedo immediatamente, anche perché tu sei sardo come Gramsci, Come Gramsci. e quindi da lì parti, perché una Sì. bellissima poesia di Cavafis che dice così: il figlio dice al padre, figlio, padre mio, me ne voglio andare in giro per il mondo, ma è stancato, voi tutte queste città schifose, eccetera, eccetera. Il padre dice: ah, figlio mio, tu andrai in giro di qua e di là, però la città te la porti dentro. E quindi le tue radici sarde, gramsciane, te le Porto. porti dentro. Certo, Vai. certamente, certamente. Grazie Alessandro. Innanzitutto un appunto sulla tua introduzione che ho trovato assolutamente corretta e perfetta nell'introdurre proprio il concetto di egemonia culturale, proprio la differenziazione tra l'approccio di Gramsci e l'approccio di Marx, cioè tra appunto sovrastruttura e parte integrante della società. Dunque, oggi cercheremo di porre Gramsci, diciamo l'ottica gramsciana dell'egemonia culturale, in un'ottica di strumento, cioè uno strumento per analizzare le relazioni internazionali, per analizzare la politica contemporanea e anche le situazioni che possiamo, diciamo, vedere e leggere tutti i giorni sui quotidiani. Che cosa voglio dire? Voglio dire che il concetto di egemonia culturale è un concetto fondamentalmente di relazioni di potere. Le relazioni di potere si vanno ad instaurare in un particolare contesto, in un particolare scenario, che può essere appunto quello di un network, quello di varie parti che interagiscono come un'arena internazionale. Tradizionalmente nelle scienze politiche diciamo, vengono definiti i rapporti tra gli stati e vengono definiti in maniera, come si dice, realistica, poi come definiremo con Tucidide, cioè secondo il realismo, appunto, gli stati fanno il loro interesse, diciamo, agiscono per il loro interesse, oppure, secondo vari gradi, gli stati tendono alla cooperazione. Questo piccolo excursus sugli stati è stato per
posizionare ora il concetto di egemonia culturale. Il perché il concetto di egemonia culturale si può, diciamo, utilizzare sia, questo a mio avviso chiaramente, sia per analizzare le relazioni tra le classi all'interno di una società, ma anche per analizzare le relazioni tra stati e società. E, questo, e di questo ne parlo anche per ricollegarmi alla domanda che ci è stata posta, cioè di parlare appunto dell'influenza delle potenze estere sulla politica italiana, sui partiti italiani, ma sulla politica italiana. Ora, come possiamo utilizzare il concetto di egemonia culturale per parlare di questa relazione di potere? Dunque, nella letteratura, proprio il concetto di egemonia culturale viene relegato soprattutto ad un'idea di consumismo, di capitalismo. In che senso? Cioè, l'egemonia culturale è, diciamo, una serie di politiche di cui si parla nell'Accademia, una serie di politiche sia di attori privati che di attori pubblici, che mirano a ottenere, diciamo, il consenso delle masse nella direzione di quel particolare attore, che questo sia poi uno Stato, una multinazionale, diciamo, crea le varie declinazioni di questo tipo di concetto. Ora, parliamo un attimo del concetto di base, quindi del mondo privato, e poi finiremo col parlare della domanda che ci è stata posta. Allora, relativamente al mondo privato, dobbiamo rilevare un'evoluzione negli ultimi anni, e cioè l'evoluzione da società, diciamo, private, nazionali, portatrici di interessi nazionali, a società, e di questo sto parlando di compagnie private, a società multinazionali. Società multinazionali che producono più PIL, diciamo, più del PIL di un paese, di alcuni paesi. Cioè abbiamo società come Amazon, Google, che hanno un'influenza, una produzione su scala globale che genera una simmetria di potere con gli stati stessi. Questa evoluzione che cosa comporta? Comporta che nella maniera di creare consumi in diverse aree del mondo, e su questo esistono anche società specializzate che si occupano di creare consumi, di creare trend di consumi, diciamo, solitamente questa funzione era relegata al marketing, ma oggi proprio la necessità di questa funzione è stata resa autonoma. Cioè, di solito, per esempio, precedentemente, la Apple produceva un bene. Questo bene veniva sponsorizzato, pubblicizzato secondo il loro marketing, secondo la loro pubblicità, come un bene migliore rispetto agli altri. Oggi qual è l'evoluzione? Oggi l'evoluzione è che questo bene è diventato un bene posizionale. E qua mi ricollego appunto all'egemonia culturale. Posizionale in che senso? Un bene che garantisce uno status all'interno della società, un bene che garantisce un vantaggio. E questo banalmente è anche tecnico, perché per esempio, sempre con l'esempio banalissimo della Apple, se uno ha tutti i dispositivi della Apple, li può interconnettere, quindi fornisce un vantaggio tecnico. Questo vantaggio tecnico però diventa anche proprio un vantaggio simbolico, di avere quel determinato marchio, di avere quel determinato design. Questa è l'evoluzione del marketing. E in che senso questo si collega al concetto di cui parlavi tu? Siccome per Gramsci la società è una, diciamo, un'entità autonoma, un'entità che produce valori per se stessa, questo non vuol dire che chiaramente non sia completamente, diciamo, ermetica rispetto a qualsiasi influenza esterna. Quindi, una volta che vengono ingenerati dei trend all'interno della società stessa, questi trend possono favorire o meno un dato modello esterno, che poi esterno per finalità puramente analitiche, cioè nel senso che un modello, per esempio il modello appunto della Apple, è esterno per finalità analitiche, ma in realtà anche la Apple fa parte della società, quindi è all'interno della società stessa. Quindi questi trend, tutti, diciamo, messi assieme, visti in maniera astratta, tramite, osservando questi trend, noi iniziamo a cogliere che cosa voglia dire l'egemonia culturale oggi. Cioè, come venga, diciamo, espletata questa funzione, questa dinamica di potere a livello privato. A livello privato, cioè per generare dei profitti per queste compagnie. Questa è
uno, diciamo, dei lati dell'egemonia culturale, quindi l'egemonia culturale in senso dei consumi, in senso capitalistico, in senso, diciamo, proprio per generare dei trend che portino le masse a favorire quella determinata compagnia, quel determinato gruppo. Ora, come altro possiamo declinare l'egemonia culturale? La possiamo declinare nel senso di influenza di attori pubblici nei confronti di società. Che cosa significa egemonia culturale in questo caso? Diciamo, io mi ricordo quando studiavo scienze politiche alla triennale, uno dei primi argomenti di cui si parlava era la fine della storia di Fukuyama. Cioè, Francis Fukuyama nel 1989 scrive La fine della storia, quindi il trionfo della democrazia. Il trionfo della democrazia come modello politico, come modello di vita, su tutti gli altri modelli. Cosa di cui, se non ricordo male, abbiamo parlato anche l'ultima volta. Sì. Che cosa significa questo in relazione all'egemonia culturale? L'egemonia culturale non è sempre, nel caso appunto di influenza di attori pubblici all'interno della società, non si sta parlando semplicemente di trend di consumo, ma si sta parlando di modelli, modelli che sono composti da tutta una serie di fattori. Questi fattori sono i cleavage sociali, i cleavage politici. Oggi in America potremmo dire che questi cleavage sono, per esempio, quelli portati da Black Lives Matter, piuttosto che quelli di Extinction Rebellion, cioè, diciamo, i cleavage sociopolitici a livello razziale, i cleavage sociopolitici a livello di differenze, diciamo, economiche, di indice di Gini, e poi appunto i cleavage derivati dall'ambiente, dal clima, dal cambiamento climatico. Cosa significa? Questo costituisce un modello, chiaramente, costituisce il modello culturale di una parte dell'America di oggi. Ma se noi andiamo ad analizzare l'America del 2012, se andiamo ad analizzare pure l'America di Obama, l'asse Obama-Renzi, per esempio, Il modello culturale, socio-politico ed economico dell'America di quel tempo è nettamente diverso dal modello di oggi, ma non solo per Trump, ma anche dell'era post-Trump. Questa analisi, questa osservazione ci consente di distinguere diversi modelli, chiamiamoli culturali, ok? Cioè che includono sociologia, politica, economia. La differenza tra questi modelli, che cosa comporta? Comporta che questi modelli debbano essere, come dire, accettati dagli alleati di quella nazione, dagli alleati formali e informali, quindi l'Italia, che è un membro della NATO, gli Stati Uniti sono membri della NATO, i due paesi sono alleati da sempre, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ciò che cosa comporta? Comporta che se il modello, per esempio, culturale di Obama veniva accettato, non è detto che il modello Trump venga accettato. E con accettazione parliamo proprio di condivisione di quel tipo di valori, di quel tipo di politica. Tanto è vero che, per esempio, riportava Ipsos che nella classifica dei leader, diciamo, più, come dire, stimati dagli italiani, i leader americani sono nettamente scesi rispetto a Putin, per esempio. Ora, mi avvicino sempre di più al concetto di egemonia culturale con cui voglio concludere. Questo tipo di modelli, che sono forniti, diciamo, da tutto l'entourage dei leader esteri, di come conducono la loro politica, dell'immagine che danno di sé all'interno dei propri paesi, cioè Putin che diciamo, si fa le fo che cerca di dare quell'immagine dell'uomo, come dire, dell'uomo alfa, del leader, che si fa la foto cacciando gli orsi, questo tipo di cose qua, piuttosto che Obama, che aveva tutto un altro tipo di approccio, sono comunque dei modelli sociali, dei modelli che possono essere condivisi, nei quali ci si può riconoscere o no. L'egemonia culturale passa anche, oggi soprattutto nell'epoca dei social, attraverso le immagini, attraverso i simboli, la simbologia, il linguaggio, ed è tramite questo, mentre un tempo passava magari tramite l'ideologia, no? Perché, per esempio, nell'epoca, per dire, durante gli anni di piombo, in Italia l'egemonia culturale
a mio avviso, passava molto più tramite l'ideologia, l'ideologia che passava rispetto al comunismo, l'ideologia che passava rispetto alla, diciamo, a stare sotto l'ombrello della NATO, o a stare con gli americani, il sogno americano, no? Quindi, oggi vediamo un'egemonia rispetto, quindi questo era per delineare l'egemonia culturale relativamente ad attori pubblici e all'influenza sulla società. Ma rileviamo anche che esiste che l'egemonia culturale è un concetto dinamico, che cambia a seconda del contesto sociopolitico. Quindi, mentre prima l'ideologia, e così aggiungiamo un altro tassello al nostro mosaico, mentre prima l'ideologia aveva un ruolo, no? Nello stabilire i modelli sociali che poi determinavano l'egemonia culturale, oggi magari la comunicazione ha molta più importanza, ha molta più influenza la modalità di comunicazione. Dunque, de detto questo, poi, Alessandro, ti chiedo il tuo parere su questo ragionamento, ti lascio la parola. Questo era per evidenziare innanzitutto, quindi per fare una sintesi, la differenza tra egemonia culturale di attori privati in senso di consumo, in senso di capitalismo, che viene molto spesso indagata dall'Accademia, e l'egemonia culturale in senso di rapporti tra entità pubbliche, stati e società, per rispondere alla domanda che ci è stata posta. Alessandro, tu cosa ne pensi? Sì, adesso te lo dico subito. Intanto faccio entrare Massimo Ceccobelli. Ciao. Scusate, avevo dei Ciao. problemi, non sono riuscito a entrare prima. Ciao Massimo. Bene, ciao Massimo. Ciao. Dunque, io Ciao. trovo estremamente interessante questo discorso che ci faceva Lorenzo, anche proprio ragionando sul pensiero di Gramsci. Questo è estremamente interessante. Cioè, Lorenzo ci dice che oggi l'egemonia culturale è fatta sostanzialmente dal marketing, che impone una simbologia finalizzata al consumo e quindi alla produzione capitalistica, e che esercita questa simbologia una forza culturale addirittura su masse di persone che poi si dedicano all'acquisto, perché produce modelli di riferimento molto forti. È chiaro, questo è certamente vero oggi. In ogni caso, questo ci fa capire quanto era diverso il concetto di egemonia anche nella filosofia gramsciana. Lo riporto per chi non lo ricordasse: per Gramsci l'egemonia culturale era prodotta dagli intellettuali, che erano soggetti che dovevano diffondere, come tu dicevi, Lorenzo, benissimo, l'ideologia del partito. Perché tramite la egemonia culturale si poteva raggiungere un consenso nelle masse. Metteva il cambiamento di sistema politico, perché Gramsci non era più dell'idea della rivoluzione cosiddetta, ma di una trasformazione radicale. La rivoluzione non era un atto politico violento, qua, nella filosofia gramsciana, quanto una trasformazione radicale dei sistemi di produzione e di forza, per cui necessitava di un consenso politico ampio. Questa già è una grande differenza sia con il pensiero marxista tradizionale, sia anche con ciò che è avvenuto dopo. È un po' il leninismo di Gramsci, no? In cui il partito ha questa funzione forte, gli intellettuali hanno questa funzione egemone sul piano ideologico e culturale, tanto da anche lì però costruire modelli culturali di riferimento che raggiungono anche lì il consenso, non per la produzione e per il consumo, ma il consenso politico. Questa è la grande differenza fra, diciamo, la filosofia gramsciana e la nostra epoca. C'è un altro tema però che mi sembra non ben scisso nelle cose che tu hai detto, che invece noi dovremmo definire meglio. Un conto è l'egemonia culturale, ci sei, che è quella che è data dalle idee, essenzialmente per Gramsci, dal concetto di identità. Qui c'è tutta la cultura sarda di Gramsci, no? Cioè l'esperienza in Sardegna di Gramsci, essenzialmente dal concetto di identità. Un conto è l'identità culturale, altro conto, specialmente nell'epoca moderna, specialmente nella politica internazionale e specialmente nella forza degli stati
esteri sugli stati più piccoli come quelli che ci hanno indicato, è l'egemonia politica, che non è proprio l'egemonia culturale. L'egemonia politica non spetta in Gramsci agli intellettuali, spetta al partito. Ecco il leninismo gramsciano. Spetta al partito. Il partito è lo strumento che deve esercitare egemonia politica sulla società. Non c'è dubbio su questo, no? Ora, questo tema, mentre l'egemonia culturale tu l'hai traslata benissimo, secondo me, nella società della comunicazione, alla comunicazione, alla produzione di modelli, al marketing commerciale, il punto dell'egemonia politica è un punto determinante nella politica estera. Perché oggi come oggi l'egemonia politica si contrappone alla supremazia politica. Un conto è l'egemonia politica, che è un'azione anche di forza o di hard o di soft power, come si dice oggi, anche di forza nella politica estera internazionale. Per esempio, l'azione fatta da Clinton contro Milosevic, fatta con tutti i crismi delle organizzazioni internazionali, con la presenza dell'ONU, eccetera, è un'operazione di egemonia politica, no? Non mi sembra proprio la stessa cosa l'azione fatta dagli americani, da Bush, su Saddam Hussein, e ancora meno quella fatta su la Libia di Gheddafi. Mi sembrano azioni di supremazia politica dettate essenzialmente dalla forza, perché Saddam Hussein è stato attaccato come successivamente alle Twin Towers, ma le Twin Towers non sono state abbattute da Saddam Hussein, ma da Al-Qaeda. E quindi lì è proprio l'esercizio di una supremazia politica di un governo che aveva pensato agli stati canaglia, allo scudo stellare, e quindi ha seguito la sua politica indipendentemente dai fatti storici. Non c'è un collegamento, non c'è un'egemonia politica. Quindi questa differenza nella politica estera internazionale fa tutta la differenza. E questa differenza di egemonia politica, di egemonia da supremazia, la distinzione tra egemonia e supremazia politica in Gramsci non c'è. Assolutamente. In Gramsci c'è solo egemonia politica dettata dal partito e l'egemonia culturale dettata dagli intellettuali che sono i conduttori dell'ideologia, no? Questo è il punto. Questa cosa è molto affascinante, secondo me, questa distinzione fra egemonia politica e egemonia culturale, perché ci fa capire due, possiamo dire così, due binari, due parallele del pensiero gramsciano che non si sono mai ricongiunte, se, dal mio punto di vista, e che sono quella appunto di cultura, che deriva dal concetto di identità popolare e di popolo, che poi diventa il concetto di società civile che esprime una certa cultura, dopo le lettere del Gramsci, le lettere al carcere, e la funzione politica, l'azione politica del partito. Tutta la filosofia di Gramsci è concentrata, lui la definisce la filosofia della prassi, no? Perché a fianco a questa teorizzazione, questa esigenza di identità culturale, di riconoscimento dell'identità di un determinato popolo, c'è tuttavia un'azione politica che il partito deve compiere per la conquista del potere. E questa conquista del potere si ottiene soltanto con l'egemonia politica. Io credo che il concetto di egemonia politica non si sia mai esercitato, oppure si sia pericolosamente esercitato all'interno degli stati, proprio perché c'è lo Stato, l'organizzazione dello Stato, quella che l'altra volta abbiamo chiamato l'organizzazione formale della politica, mentre si è molto sviluppata, molto esercitata a livello di politica estera. Per esempio, sarebbe bello sapere, questo per la prossima volta lo potremmo anche studiare, se l'azione fatta da Atene di Pericle, quella che
Canfora chiama l'azione imperialistica, cioè un'azione di supremazia politica, fosse di supremazia o di egemonia, cioè se le città che si legavano alla Lega di Mileto fossero delle città che consentivano la forza di Atene o subivano la forza di Atene. Certo, il potere degli antichi romani era una supremazia, dolce supremazia, perché i romani lasciavano grandi autonomie culturali ai territori, però era comunque una supremazia, Roma dominava, punto e basta, non è che ci stavano tante questioni, non si poteva andare a discutere, cioè, dominava Roma e Roma non si toccava. Ma non è così proprio nelle città greche, che hanno fatto delle leghe in cui la dimensione culturale e anche educativa ed anche quella formale producevano un certo tipo di consenso politico oggettivamente. E quindi si trattava di egemonia o di supremazia? Riqualificare la storia politica interna o esterna distinguendo fra supremazia e egemonia, secondo me è un passaggio molto importante. Io l'ho anche scritto nel libro, sia sulle cosmogonie del potere che sulle piattaforme continentali di nazionalità, ho fatto questa forte distinzione, che naturalmente in Gramsci non c'è. Vedo che Massimo ha grandi difficoltà di collegamento oggi, che anche gli altri hanno grandi difficoltà di collegamento quando si comincia a parlare degli autori. Mi sembra di capire che le cose si complicano un pochettino, però noi andiamo avanti lo stesso. Quindi questo è il punto. Quindi noi, il punto che noi possiamo trattare è questo: l'Italia e i partiti politici italiani. Questa è la domanda che ci è stata fatta l'altra volta, a cui non abbiamo dato forse risposta. I partiti politici italiani, quanto e come sono stati condizionati dai governi esteri che li hanno utilizzati per il loro potere? Mi credo che sia essenzialmente riferito alla vecchia Democrazia Cristiana e al rapporto con l'America, quanto piuttosto al Partito Comunista e rapporti con l'ex Unione Sovietica. Quanto sono stati condizionati da questo? Sono stati condizionati sulla base di una supremazia politica, cioè loro non contavano oggettivamente niente e dovevano soltanto obbedire alle cose che dicevano gli americani, o c'era anche, per quanto riguarda la Democrazia Cristiana o l'Unione Sovietica, per quanto riguarda il Partito Comunista, o c'era anche una egemonia culturale e politica di queste, di questi blocchi, di queste nazioni, dell'Occidente sulla Democrazia Cristiana, che produceva una cultura di un certo modo, e dell'Unione Sovietica sul Partito Comunista, che produceva un'altra cultura. Ecco, per esempio, su questa distinzione sarà bello discutere successivamente il ruolo di Berlinguer, no? Sì. Che ha cercato di costruire un partito comunista che non fosse più sotto l'egemonia politica sovietica, perché il Partito Comunista prima di Berlinguer era convinto culturalmente della supremazia dell'Unione Sovietica, come anche questo è successo per la Democrazia Cristiana, non solo per la Democrazia Cristiana, anche per i partiti in qualche modo satelliti attorno alla Democrazia Cristiana, al Partito Repubblicano, al Partito Socialista, al Partito Liberale, quelli che costituivano una parte del centro-sinistra, forse l'unica eccezione in qualche modo si può fare per una parte o per il Partito Socialista, che era diviso in due più parti, una situazione un po' diversa. In ogni caso, in Italia, non avendo lo Stato, questa è la mia risposta, lo Stato italiano una egemonia politica forte, autonoma, perché ha perso la guerra, i partiti politici italiani sono stati sottoposti alla supremazia politica degli stati esteri e certamente hanno agito in funzione di quello, fino ad un certo punto, ed erano addirittura, secondo il mio schema, sotto questa supremazia degli stati esteri, tanto che quando Moro e Berlinguer hanno tentato una via loro di compromesso, compromesso storico, tutti e due sono stati, cioè uno è stato ammazzato, l'altro ha tentato di ammazzarlo in Bulgaria. Comunque hanno bloccato questo processo politico, quindi la supremazia era veramente forte,
l'influenza estera. Io ricordo sempre, quando discuto di queste cose, che quando veniva nominato un presidente del Consiglio in Italia, prima ancora di andare alle Camere, il Ah, casa presidente del bianca. Consiglio andava in America per ricevere dall'America l'ok. E una volta ricevuto dagli Stati Uniti d'America, diciamo, il consenso alla sua formazione del governo, poi dopo si presentava alle Camere. Dopo. Quindi per far capire quanto era forte la supremazia americana o sugli stati occidentali. Per esempio, una cosa importante su cui si discute poco, la distinzione fra egemonia e supremazia nella politica estera è molto evidente. Nei rapporti che c'erano direttamente con gli Stati Uniti d'America per gli occidentali o nei rapporti con la NATO. Non è la stessa cosa, troppe volte vengono classificate nello stesso modo. Dal mio punto di vista, i rapporti Italia-USA, per capirci, erano rapporti di supremazia, ma i rapporti dei paesi che derivano alla NATO, forse tranne l'Italia, perché l'Italia ha perso la guerra, ma gli altri paesi che aderirono alla NATO erano rapporti di egemonia, i paesi aderirono alla NATO con un consenso politico reale. Credo che sia tornato Massimo Ceccobelli, sì. Ecco Ciao, scusa, Massimo, ho problemi purtroppo ci sono dei problemi. è perché sto al mare, è l'ultima settimana che sto al mare e qui purtroppo prende male. Quindi questa distinzione è una distinzione che secondo me è estremamente importante. Allora, rifacciamo una piccola sintesi. Massimo, tu hai seguito il dibattito? E purtroppo no, perché non sono riuscito ad entrare. Ho sentito solo il concetto di egemonia culturale da parte dell'intelligenza, diciamo, e egemonia politica da parte del partito. Allora, noi abbiamo detto sostanzialmente, oggi parliamo essenzialmente del pensiero di Gramsci. Abbiamo detto che il pensiero di Gramsci si divide in due parti, il pensiero del giovane Gramsci e il pensiero del Gramsci noto, più vecchio, quello noto tramite lettere dal carcere. La maggior parte degli intellettuali della discussione che si fa su Gramsci riguarda questa seconda parte. La prima parte trattata da un autore che noi abbiamo presentato qualche giorno fa a Terracina, che si chiama Alberto Cardosi, riguarda la prima parte del pensiero di Gramsci. In ogni caso, tutte e due queste parti si legano su tre concetti fondamentali. Il primo è il concetto di popolo che diventa concetto che diventa società civile. Il secondo è il concetto di identità politica che Gramsci detrae dall'esperienza sarda. E il terzo è il concetto di egemonia, che si divide in due parti: l'egemonia culturale, cosiddetta, che Lorenzo ci ha indicato oggi, preda del marketing internazionale, che produce modelli e simboli, e l'egemonia politica, che invece è molto più attiva nel sistema delle relazioni internazionali. Questo è lo schema. Siamo d'accordo? Ma io, diciamo, non sono un esperto di politica, lo sai, io sono un economista, quindi non riesco a dare un'interpretazione originale del pensiero di Gramsci. Quello che a me sembra, diciamo, di tutte quelle correnti di pensiero che si rifanno a Gramsci e che finiscono nel socialismo reale, poi alla fine, è che questo Esatto. concetto di popolo deve essere un po' più articolato, perché altrimenti diventa una lotta di classe. Lotta di classe non è amore. La sinistra e la solidarietà si basano sul concetto di affinità elettiva e di amore tra gli individui. Quindi impostare era necessario agli occhi di Gramsci nella società di allora, che era molto segmentata, ma impostare, diciamo, il lavoro di una sinistra internazionale su un concetto di lotta di classe, secondo me, è quello che ha portato poi al problema del socialismo reale, che è stato quello di non ammettere altre classi, comunque magari solidali con i lavoratori e con tutti, che potevano dare una mano nello sviluppo dell'economia, come l'altra volta parlavamo di imprenditoria giovanile, di imprenditoria piccola, che può fare da spunto per una crescita dell'economia, a patto che poi queste persone siano solidali dal punto di vista sociale, quindi questa ricchezza poi venga distribuita in maniera corretta.
questa assurdizzazione di concetti di sinistra rispetto a concetti di destra e l'eliminazione sistematica anche di quel poco di destra che al di là delle opinioni politiche c'è comunque, secondo me è un po' l'unico problema di tutta quella corrente di pensiero. Bisognerebbe probabilmente fare un tentativo di impostare una società basata sui criteri dell'amore, della solidarietà, dell'uguaglianza fra gli individui davanti allo Stato, davanti alla legge, davanti al sesso, davanti a tutte le altre componenti che conosciamo, però lasciando anche vivere una parte importante che è quella dell'imprenditoria. Io nel libro, non so se ti ricordi, ho fatto l'esempio della famiglia, che può sembrare un po' strano, no? La famiglia nasce da un innamoramento fra due uomini, cioè un uomo e una donna, e questo innamoramento poi porta, innamoramento che è un po' un fatto di destra, no? Perché c'è il grande rischio di perdere la persona amata, perché c'è il concetto di assolutizzazione di un sentimento verso una persona nei confronti delle altre, e tuttavia poi la famiglia si allarga e entra in gioco l'amore cristiano nell'ambito della famiglia, no? Quindi un amore più diffuso. Non so se avete letto Innamoramento e amore di Francesca Alberoni, di roba di qualche anno fa. Ora, nell'economia succede più o meno la stessa cosa, cioè c'è l'innamoramento fra un imprenditore e un'idea imprenditoriale che poi crea un nucleo che si espande e diventa un fatto sociale, perché molti lavoratori cominciano a entrare in caso di successo in quell'impresa. Quindi sono d'accordo con Lorenzo che l'egemonia culturale basata sui modelli di marketing è qualcosa che va anche oltre questo tipo di concetto, no? Perché non è detto che lo sviluppo di un'economia si debba basare solo su modelli di marketing, ma magari su reale utilità dei beni che vengono prodotti. Quindi, secondo me, in generale c'è bisogno di, in questo mondo, di coniugare alcuni concetti di destra con alcuni concetti di sinistra. Assolutizzare lo scontro tra destra e sinistra e pensare a una società da un lato solo di destra, fatta di discriminazioni chiaramente che abbiamo conosciuto in alcune fasi storiche, o dall'altro lato solo di sinistra, vedi il socialismo reale, non ha un impatto buono sullo sviluppo. No, ci sente. Il pensiero di Gramsci potrebbe essere valido, perché avere un'egemonia culturale da parte di uno o più partiti che esprimano dei concetti non assolutamente di destra o assolutamente di sinistra, ma di realizzabilità di un piano economico che preveda una giusta e sostenibile crescita e una giusta redistribuzione di tale crescita. Quindi vedrei un'evoluzione in questo senso nei sistemi politici. Dunque, Massimo, hai certamente ragione. Intanto chiariamo il termine, perché se no non vorrei indurre degli equivoci anche rispetto alle cose che abbiamo detto noi prima. Gramsci era certamente marxista e certamente faceva della sua filosofia della prassi uno strumento di lotta di classe, non c'è dubbio. Per lui l'essenza fondamentale era la lotta di classe e fare in modo che il proletariato, secondo lo schema classico marxista, acquisisse il potere per il tramite del partito. Tuttavia noi non possiamo negarci che rispetto all'accademia marxista cosiddetta, il pensiero di Gramsci abbia qualche differenza, diciamo qualche miglioramento, ecco, dal mio punto di vista, cioè qualche distinzione. E queste distinzioni sono quelle proprio più moderne oggi, secondo me. Le distinzioni, ripeto, sono essenzialmente tre: considerare la società civile non parte della struttura economica, mentre Marx la considerava parte della struttura economica. Per Marx non esiste la società civile, esistono i proletari, i borghesi, i capitalisti, cioè esistono le classi sociali.
quindi per Marx sono parte della struttura economica, mentre per Gramsci no, esiste una società civile, e questo è importante per noi, specialmente oggi che i partiti politici hanno perso la loro funzione tradizionale, il civismo avanza notevolmente. Questa società civile era nella prima fase del suo pensiero il popolo, coloro che esprimevano una cultura e una identità culturale. E anche questi due elementi detratti dallo schema hegeliano rigido tra struttura e sovrastruttura, in Gramsci è un'innovazione molto affascinante, perché per Gramsci la cultura e anche l'identità di un popolo o di una classe o di una società civile erano elementi fondamentali, mentre per Marx erano elementi relativi, perché come diceva Marx, le idee dominanti sono le idee della classe dominante, non c'è dubbio, chi ha i mezzi di produzione comanda e produce pure le idee, chi non ha i mezzi di produzione subisce e non produce nemmeno, e sta lì e subisce anche l'idea. Ecco, però se mi permetti, no, proprio su questo punto specifico, chi ha i mezzi di produzione comanda e chi non ha i mezzi subisce, è proprio un punto specifico dell'azione politica, che deve fare in modo che il mercato puro, dove ci sarebbe questo assunto, cioè nel mercato puro di Adam Smith, chi c'ha i mezzi di produzione comanda, chi non ce l'ha subisce. In un mercato corretto, con una politica economica dello Stato, dell'espressione della democrazia, non è vero necessariamente che chi c'ha i mezzi di produzione comanda e gli altri. Esatto, ma questo, gli altri esprimono un potere politico che può cambiare. Esatto, ma questo è certamente avvenuto, come tu sai benissimo, meglio di me, i primi economisti erano Smith, Ricardo e Marx, i tre riferimenti dell'inizio dell'economia, e quindi è chiaro che il pensiero economico di Marx era ancora un pensiero involuto in qualche modo, no? Poi dopo noi l'abbiamo imparato che le teorie di Smith già con John Nash non erano vere, abbiamo imparato con John Maynard Keynes addirittura che esiste, come tu stai dicendo, una funzione dello Stato regolatore, chiamiamola così. E addirittura John Kenneth Galbraith ci ha fatto notare una cosa molto importante, che oggi non si può più nemmeno dire chi è il proprietario e chi non lo è. Esatto, una società giocata in borsa, tu sei al tempo stesso proprietario della società perché c'hai le azioni, ma sei anche il consumatore. E magari sei anche il dipendente. Sei anche il dipendente. Ed è importante che in questo contesto, quando la società economica, quando l'azienda diventa un fatto sociale, allora lì è importante che emergano tutti i meccanismi di esaltazione dei fattori di solidarietà fra gli individui. Esatto. Magari io quello che ho in mente, no, è che se io devo fare una politica economica, quando si tratta di fare un'azienda incipiente, quindi un'azienda che nasce da un'idea e deve avere una sua flessibilità operativa per avere un suo sviluppo, e allora è giusto di accompagnare con politiche di destra, perché magari è giusto che persone che hanno maggiore propensione al rischio si inseriscono in quel contesto operativo, che dovrebbe essere favorito con qualche politica di destra. Quando l'azienda ha successo e diventa un fatto sociale, dove si inseriscono molte pensioni di sinistra, magari che sono lavoratori, che magari possono diventare in prospettiva, come dicevi tu, anche azionisti o clienti, allora a quel punto è importante adottare politiche di sinistra, quindi non accettare licenziamenti di massa tutte le politiche di sinistra che si possono immaginare. Quindi, no, ma faccio notare, Massimo, che addirittura la sinistra ha fatto queste cose in Svezia o in Germania con le politiche di, come si chiamavano, di Mitbestimmung, cioè di integrazione degli operai, l'incremento delle quote di stipendio agli operai venivano distribuiti con azioni della società. Esatto. Cioè gli operai entravano a far parte della proprietà. Esatto, no? Il capitalismo deve essere visto non come un nemico, ma come uno strumento da utilizzare per implementare una diffusione della ricchezza
sempre con un concetto di sostenibilità a livello di tutta la società civile. Esattamente, questo è stato sperimentato moltissimo in Svezia con le attività del sindacato Low, che e quando era presidente della Svezia Olof Palme, la maggior parte della integrazione finanziaria per rendere i prodotti appetibili sul mercato che veniva fatto agli operai era facendoli entrare in consiglio d'amministrazione, dandogli le quote della società, in modo tale che poi quella società fosse a partecipazione addirittura con gli stessi operai che c'erano. Ma è chiaro che sono forme di evoluzione del pensiero economico post-marxiste, queste qui, dove sì. C'è un'integrazione anche la sinistra socialista, quella a cui tu fai riferimento, sì, quando esatto. Parli di solidarietà, la sinistra che deriva, quella di Proudhon, che deriva da Proudhon, Saint-Simon, quella che poi è andata a finire nel Partito Socialista Europeo, quella sinistra lì ha svolto questa funzione. Questo però ci dà ci delinea in modo migliore addirittura la differenza fra il pensiero di Gramsci e il marxismo tradizionale, perché ciò che ci resta di quella tradizione sono proprio gli elementi che Gramsci ha messo in evidenza, differenziandoli dalla differenza o aggiungendoli, ecco, diciamo meglio, perché differenziandoli, aggiungendoli alla tradizione marxista rigida, perché appunto ti ripeto, la dimensione culturale, che è quella che porta alla solidarietà, la dimensione culturale che porta alla solidarietà è introdotta nel pensiero marxista come autonoma da Gramsci. Un'altra cosa importante è quella dell'egemonia culturale, sebbene bisogna essere chiari fino in fondo, per Gramsci l'egemonia culturale e politica è uno strumento di conquista del potere. Non facciamoci certo, illusioni. Certo. È uno strumento di conquista del potere. Sì, mentre forse se vogliamo evolvere un attimo questo concetto, diventa uno strumento di distribuzione di informazioni collegate all'obiettivo di dare una giusta ricchezza in modo distribuito fra tutti gli individui. Ed è per questo che quello che diceva Lorenzo è perfettamente in sintonia, perché anche le politiche di marketing oggi, e questo è un altro tema affascinante che potremmo trattare, o al di là della funzione economica, della vendita del prodotto, sono strumenti di conquista del potere. Certo. Oggi c'è una perché, come diceva Lorenzo, producono modelli di riferimento da cui non ti puoi svincolare. Cioè, quello che oggi va, e noi in Italia ne abbiamo un esempio incredibile, fortissimo anche nell'edificazione di centinaia di case, tutte quante uguali, in persone che vivono in dimensioni culturali uguali, perché devono essere pronti per il voto e per il consumo. Sì, sì, no, ma infatti secondo me, partendo dall'errore forse marxista nella sua versione assolutistica di eliminare completamente la destra, il capitalismo è diventato uno strumento di crescita e non di distribuzione. Essendo uno strumento di crescita, oggi abbiamo che il maggior innovatore del mondo è l'uomo più ricco del mondo, quindi non c'è un concetto di creazione di ricchezza al fine di distribuirla correttamente fra tutti gli individui. Quindi lo Stato qui deve partecipare in maniera molto forte a questo concetto di distribuzione, perché lasciato al mercato puro, come oggi c'è quasi un revanchismo delle idee di Adam Smith, ma secondo me bisogna stare a metà fra Marx e Adam Smith, nel senso che Marx sbagliava nell'eliminare tutta la destra, Adam Smith faceva della società un liberismo assolutamente di destra. Quindi dovremmo trovare una via d'incontro dove il capitalismo, secondo me, è, se ben gestito, una buona cosa, perché con l'azione politica, dalla prima rivoluzione industriale a oggi, il capitalismo ha prodotto più benessere per i lavoratori, non c'è dubbio, no? Favorendo l'innovazione tecnologica e quant'altro. Tuttavia, diceva Massimo Olof Palme, il capitalismo è una pecora che va tosata.
Esatto. È una pecora che produce ricchezza, ma va tosata e distribuita bene. Questo è un ottimo, non la conoscevo questa cosa, ma è un'ottima affermazione, secondo me. Darei un attimo la parola a Lorenzo, perché alle 8:10 Lorenzo ci lascia, quindi... Sì, purtroppo vi lascerò in anticipo, però voglio assolutamente fare un appunto rispetto al discorso di Massimo, che ho trovato veramente interessante relativamente alla funzione, diciamo, di distribuzione del capitalismo. Mi sono venute in mente, in particolare, le politiche, per esempio, di corporate social responsibility, cioè le politiche che magari le multinazionali in paesi, per esempio, faccio l'esempio delle compagnie petrolifere, quando investono in determinati paesi, debbano assumere manodopera di quella specifica regione, debbano rispettare determinate politiche ambientali. Quindi, e questo perché anche? Perché un'area di conflitto genera delle esternalità negative che vanno a impattare tutto il mercato, no? Delle compagnie, anche in competizione tra loro. Quindi, in un certo senso, le esternalità negative sono ciò che nel capitalismo favoriscono questa redistribuzione. Magari non sono l'unico fattore che scatenano la redistribuzione, però sicuramente sicuramente c'è una funzione di redistribuzione del capitalismo, e sono assolutamente d'accordo. Poi vorrei fare un appunto per rispondere a un commento che ci è stato fatto rispetto alla missione in corso, cioè che il capitale, il capitale secondo loro è il tipo di che ha dato più influenza dei paesi esteri nei confronti della politica italiana. Dunque, su questo, secondo me, sarebbe interessante considerare, come l'ho interpretato io, il capitale, due argomenti fondamentali. Il primo argomento, i detentori del debito pubblico italiano, cioè come i detentori del debito pubblico italiano vadano a influenzare la sovranità, quindi se esista una relazione tra economia ed egemonia politica. Il secondo appunto è relativamente all'Unione Europea, cioè e qua si apre un argomento, cioè qual è il rapporto tra egemonia politica e egemonia culturale? Può l'egemonia politica esistere senza egemonia culturale e viceversa? Cioè l'Unione Europea in questo momento soffre di un grave problema di egemonia culturale, nel senso che in determinati paesi, data diciamo l'emergere dell'euroscetticismo, osserviamo comunque un calo di egemonia culturale da parte delle istituzioni europee. Dall'altro lato però abbiamo una forte egemonia politica da un certo punto di vista, questo è chiaramente la mia opinione, poi con tutte le eccezioni del caso, soprattutto in ambito economico, dove infatti in questo momento si fa l'esempio della Banca d'Italia, si fa questo esempio qua. Cioè la politica monetaria della Banca Centrale Europea è un fattore che determina un certo grado di egemonia politica, no? Che determina o per esempio le clausole di salvaguardia, cioè determinano un certo grado di egemonia politica della comunitaria verso lo Stato-nazione. Quindi le mie due domande sono queste. La prima domanda è: qual è il rapporto secondo voi tra l'economia, e anche per rispondere ulteriormente a questo commento, tra l'economia, quindi o debito sovrano, clausole di salvaguardia ed egemonia politica dell'Unione Europea sull'Italia, e qual è rispetto, diciamo, specificamente al debito pubblico, il rapporto tra l'esistenza comunque di un debito pubblico importante dell'Italia e la sua sovranità nell'arena internazionale, cioè l'egemonia politica dell'Italia rispetto ad altri paesi, anche con economie più piccole. Quindi vi ripongo questi due. Ma io direi questo. Allora, intanto, se noi vogliamo adottare un sistema capitalistico che sia una pecora da dosare e da distribuire in maniera equanime fra tutti gli individui, tanto più il governo del mondo deve essere un governo unico. Se noi dividiamo, se ci vuole solidarietà sostanzialmente, la divisione in stati è qualcosa che limita la solidarietà, perché è come dire la famiglia universale di Gesù Cristo e le singole famiglie. Per carità, sono due cose che coesistono, ma la singola famiglia a volte è un limite
rispetto a una famiglia universale, perché io preferisco mio figlio, preferisco mia moglie rispetto ai figli di moglie di altri. Allora, in termini generali, dovrebbe essere il più dei sistemi che generano questo tipo di influenza. Quindi, poi per lo Stato italiano, teniamo presente, noi abbiamo un debito pubblico di circa, adesso un po' di tempo che non lo vedo con precisione, ma è stato circa 2.500 miliardi. Abbiamo una ricchezza in Italia di 10.000 miliardi, quindi significa che buona parte del debito pubblico italiano è italiano. Questo concetto della genomonomia che ci viene, allora, essendo un debito però che va a inserirsi in una politica fiscale non omogenea a livello. Sente male, Massimo. A livello di gruppo europeo, mentre non è un organismo pubblico. Quindi, e mentre abbiamo una politica fiscale segmentata, perché l'Italia ha la sua politica fiscale, la Francia ha la sua politica fiscale, la Germania ha la sua politica fiscale. Allora, secondo me, il superamento di queste contraddizioni nasce da un'unificazione più possibile centralizzata delle politiche nazionali, in modo da creare un fenomeno di trasferimento volontario di fondi tra i paesi. Chiaramente, cosa succede? Succede che noi siamo purtroppo, al contrario degli Stati Uniti d'America, una federazione che in realtà non esiste, perché siamo dei nazionalisti prevalentemente in Italia, in Francia, in Germania, e questo comporta ovviamente l'assenza di una politica condivisa, o comunque delle frizioni nella misura in cui c'è da condividere solidarmente alcune risorse. Comunque, per ritornare alla domanda, allora, secondo me l'egemonia è più che altro politica, ma non economica, perché economicamente il debito pubblico sta in buona parte in Italia. In Italia abbiamo le risorse, con una patrimoniale per esempio, di rendere il debito pubblico molto più affine ai parametri europei. E lo possiamo fare autonomamente, non abbiamo bisogno di altri. Abbiamo 10.000 miliardi di ricchezza in Italia contro 2.500 miliardi di debito. Quindi un 10% di patrimoniale, per dire, magari facendola progressiva ovviamente, perché le classi più abbienti devono contribuire maggiormente, potrebbe portare a un ridimensionamento di tutto questo problema del debito pubblico. Ed è l'unico modo, diciamo, plausibile, perché farlo sulle tasse, da creare su un reddito che cresce, con il problema della sostenibilità e col problema dell'economia, problemi tipo il Covid, anche più congiunturale, Non è forse possibile. Allora, dobbiamo metterci in testa che noi italiani abbiamo le risorse per pagare i nostri debiti, se volessimo farlo. Quindi un problema di egemonia realmente dal punto di vista economico non esiste. Esiste un'egemonia nel senso di orientare le politiche fiscali dei singoli paesi verso un modello più germanico-francese, sostanzialmente. Ma questo è un fatto diverso, cioè sostanzialmente noi dobbiamo partire dal presupposto che in Italia siamo ricchi, abbiamo 10.000 miliardi di ricchezza, quindi il problema dell'egemonia lo dobbiamo gestire tenendo conto di questo aspetto. Dunque, io volevo rispondere all'altra parte della domanda posta da Lorenzo, se l'egemonia culturale e l'egemonia produce egemonia politica o viceversa, no? L'egemonia politica riduce l'egemonia culturale. Io credo che in qualche modo noi dobbiamo uscire dagli schemi tradizionali della struttura degli stati, della politica, della funzione della politica a cui siamo stati abituati fino adesso. Concordo totalmente con Massimo sul tema del controllo del debito pubblico italiano. Questo è chiaro, che l'Italia il debito pubblico lo controlla da solo, sono anni ormai che lo fa, non è questo il problema vero. È se noi abbiamo in mente ancora una struttura dello Stato
costruita sulla anche esclusivamente sulla tripartizione costituzionale comuni, province e regioni, province adesso non ci stanno più, comunque province, regioni e Stato, noi stiamo ancora dentro uno schema dello Stato che non è quello rappresentativo oggi delle esigenze dei network. Invece penso che in Europa l'egemonia culturale, l'egemonia politica si congiungano se noi cominciamo a ragionare di politiche di governance in modo serio. Badate bene, ripeto, l'Europa ha sempre ragionato bene sulle politiche di governance, ne ha fatto uno strumento di conquista e ha conquistato il 50% del suo territorio facendo del mare Adriatico un mare interno senza colpo ferire. Quando invece la potente Russia per conquistare da piccola Crimea ha imbarcato anni e anni di sanzioni internazionali e ha dovuto portare i militari. La strada invece è l'Europa, come dice giustamente Alessandro. L'Europa si deve espandere e si devono creare dei centri di potere tanto sempre più coordinati e sempre più grandi, questo, se si vogliono apportare delle politiche economiche che abbiano un effetto. Esatto, ma è sulle politiche di governance che si congiunge l'egemonia culturale con l'egemonia politica. Sulle politiche di governance, perché la governance funziona solo con il consenso politico e il consenso culturale. Se non ci sono queste, se non c'è una politica di governance all'altezza dei tempi, noi questa operazione non la faremo e imbarcheremo sempre dissenso. Attenzione che le politiche di governance europee sono talmente estensive che in questo momento stanno prendendo il Nord Africa e l'unica risoluzione al problema degli immigrati che pone dissenso sia dal punto di vista dell'egemonia culturale sia dal punto di vista dell'egemonia politica, l'unica soluzione è l'estensione delle politiche di governance. L'idea che Israele divenga uno Stato europeo e costituisca una testa di ponte per un'estensione delle politiche di governance, così come è stato fatto anche in parte con la Tunisia, è un'idea importante per il controllo del bacino mediterraneo. Per il controllo del bacino mediterraneo. Grazie. Io devo andare, purtroppo vi saluto, grazie per la risposta, è stata perfettamente esaustiva. Io vi saluto per adesso, mi dispiace dovervi lasciare in anticipo questa puntata. Ci vediamo la prossima volta, tanto tra un po' la buona serata. Alla prossima volta. Buona serata. Ciao. Questo io sostengo ormai da tanto tempo, sostengo questa cosa, anch'io l'ho scritta più volte. Cioè, credo che l'Europa abbia un grande futuro se cambia i criteri di sua organizzazione. Se cambia i criteri di sua organizzazione potrà avere una egemonia politica e culturale sull'intero mondo, ritornando ad essere l'Occidente di riferimento, cosiddetto, perché ha tutti i valori identitari che Gramsci ci indicava come elementi fondamentali di un processo egemonico ampio. È certo che la politica di governance non può permettere, non può esercitare supremazie. Noi, come dici tu Massimo, non abbiamo un esercito europeo, certo. Non possiamo invadere i territori, non c'è nessuna forma di organizzazione politica tradizionale che connota l'Europa. Tuttavia questa cosa non necessariamente è una debolezza, questa cosa potrebbe essere anche una forza, che è quella di estendere l'egemonia politica e culturale europea sull'intero bacino mediterraneo. Sì, c'è bisogno di coordinamento. Oggi l'idea che avevamo avuto l'altra volta, no, che magari discuteremo meglio, della tassa del welfare, è qualcosa che se non c'è collegamento fra gli stati non funziona. Non è che la fa l'Italia. Però per esempio, no, anche se non c'è un governo del mondo, ma per esempio introdurre, come diceva Lorenzo, il bilancio sociale degli stati come uno strumento dell'ONU di valutazione delle politiche dei vari stati,
dentro il quale ci può essere inserita questa tassa per il welfare, perché è un bilancio con cui tu valuti le azioni degli stati, per esempio un bilancio sociale che ti può dire se tu fai una guerra, tanto spendi per la guerra, altrettanto spendi per la ricostruzione. Facciamo un esempio. Questo strumento non richiede necessariamente un governo del mondo, ma è importante e può essere già presentato come strumento di controllo delle dinamiche internazionali all'ONU. Sì, potrebbe essere. Sicuramente. Quindi, c'è bisogno di qualcosa che sia coordinato. Adesso io non parlo di governo del mondo, anche perché poi una certa dialettica necessaria per un discorso democratico. Progetti fondamentali è importante. Sicuramente sì. Va bene, Massimo, ti sento malissimo, purtroppo. Il tuo telefono sta cedendo. Massimo, non ti sento più. Allora io direi si sente Massimo. Va bene Massimo, non si sente. Allora io direi faccio una sintesi conclusiva, visto che siamo ormai arrivati al termine di questa trasmissione. Questa era una delle prime dei primi incontri che noi stiamo facendo, dedicandogli a degli autori e capire come l'impatto del pensiero di questi autori si esplichi nel mondo contemporaneo, nella politica del mondo contemporaneo. Il primo autore che abbiamo scelto è stato Gramsci, sia perché abbiamo svolto qualche settimana fa un incontro sul pensiero, sul concetto di popolo nel pensiero di giovane Gramsci nella città di Terracina, sia perché tutto il pensiero del giovane e del vecchio Gramsci ci spingeva fortissimo verso il concetto di egemonia politica e culturale, che è un concetto che noi abbiamo più volte espresso, specialmente in politica estera, e che continueremo a discutere anche le prossime volte. Il concetto di egemonia in generale deriva, a partire da Gramsci, dal concetto di cultura, identità culturale di un popolo, il popolo, la sua identità culturale, l'identità culturale del popolo, egemonia culturale. Egemonia culturale diventa egemonia politica con il ruolo fondamentale degli intellettuali, i quali svolgono una funzione tale che il partito comunista, in questo caso il partito di Gramsci, fosse un partito in condizione di avere un'egemonia politica a livello nazionale, per poter svolgere un'azione politica tale da conquistare il potere e cambiare i rapporti di forza economici. Ora, l'egemonia, la filosofia di Gramsci è una filosofia della prassi. Vorrei spiegare, forse lo faremo meglio in una prossima trasmissione, la differenza che c'è tra la filosofia pragmatica, per esempio, di Cicerone, che riguarda in generale le scienze sociali, tutte le scienze sociali, che sono l'economia, la giurisprudenza, la sociologia, la scienza della politica, e invece la filosofia della prassi, che è una filosofia dell'azione, derivata dall'idea di Marx che i filosofi dovevano non più interpretare il mondo, ma cambiarlo. E quindi bisognava agire politicamente. L'azione politica è fondamentale per Gramsci, e questo fa parte della struttura leninista, in qualche modo, del suo pensiero, visto che il conduttore dell'azione politica egemonica è il partito come ruolo fondamentale per la ricostruzione dei rapporti di forza in una società. Abbiamo visto come questo pensiero gramsciano si esplichi nel mondo moderno, quali sono i suoi deficit, riprodurre una lotta di classe, come ci diceva Massimo, che è forse un anacronismo, invece cercare nuove forme di integrazione sociale, come ci consiglia
la letteratura del socialismo, come si chiamava una volta, utopista, oppure come addirittura il marketing crei egemonia culturale e modelli culturali di riferimento finalizzati al consumo e alla produzione capitalistica, così come ce l'ha indicato Lorenzo. Abbiamo disquisito la distinzione fra egemonia politica e egemonia culturale, abbiamo detto che l'egemonia culturale è in genere circoscritta a delle identità nazionali, mentre l'egemonia politica è quella che connota da sempre le politiche e la politica estera, distinguendosi l'egemonia politica dalla supremazia politica. L'egemonia politica è data da una forma di consenso politico, la supremazia politica è data soltanto dalla forza. Come dico io, l'egemonia porta la forza alle ragioni, mentre la supremazia porta le ragioni alla forza. Ecco, questo è stato il nostro discorso di oggi, un po' più complesso di quello che abbiamo fatto l'altra volta. Abbiamo avuto il contributo di Massimo Ceccobelli, graditissimo, come anche quello come è stato l'altra volta, e di Lorenzo. Gli altri nostri amici oggi non sono potuti essere presenti. Il prossimo incontro mercoledì sarà un incontro di politica estera, guidato non da me ma da Lorenzo, su un conflitto mediterraneo molto interessante, su cui ho svolto uno studio molto approfondito e che potremo discutere tutti quanti assieme. Vi ringrazio per esserci stati e aspettiamo i vostri commenti. Ciao Massimo, grazie di tutto. Se ci senti. Massimo, eccoti. Sì, sì, eccomi, eccomi. Il tuo telefono era crollato. Io ho fatto una sintesi perché tu non c'eri più. L'ho sentito. Ero rimasto solo. Però siamo soli e ben accompagnati. Siamo soli e ben accompagnati. Massimo, grazie di tutto. Alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Ciao, ciao.